Ciao gentlemen e benvenuti nel mio canale, io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video ti spiegherò che cosa fare quando lei si vede e si sente con altri ragazzi mentre ti sta frequentando. Prima di entrare nel vivo di questo argomento però, come al solito, ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. È sempre la stessa maledettissima storia. Incontri una ragazza molto carina, magari sei stato un sacco di tempo a cercare di invitarla fuori, è scattato il bacio, magari siete andati anche una volta a letto, avete fatto qualcosa, è successo qualcosa fra di voi. E a un certo punto ti dice: sai, però io non, è un momento un po' così, io in questo momento mi sto guardando intorno, io sento anche altre persone, io ho bisogno di tempo per capire. E tu, come un perfetto morto di figa supplicante, accetti che lei si veda con altri. Ma la cosa bella, sai qual è? La cosa bella è che tu in tutta questa storia invece le sei fedele. E le dai esclusività, perché dentro di te c'è il germe, c'è l'essenza stessa della mortaggine di figa, è questo che c'è dentro di te. Rido perché non si può, mi sanguinano le fottute orecchie. Ma ora ti chiedo, cioè, se lei la dà via come se non fosse sua, perché tu devi essere fedele e darle esclusività? Perché poi, tra l'altro, questi tipi di donne te lo chiedono pure. Cioè, loro fanno i cazzi loro e tu devi dimostrare la tua devozione con l'esclusività. Ebbene, caro amico, questa è una gigantesca, gargantuesca cazzata. Perché accettare un presupposto di questo tipo ti mette in una posizione, ai suoi occhi, di un uomo che accetta di dividere, tra virgolette, ciò che è suo, di essere disposto a raccogliere le briciole che lasciano altri. E quindi in automatico perdi valore ai suoi occhi e più fai così, più lei ti scarterà e ti userà solo per, magari perché le piaci e vuole passare delle notti con te o dei momenti con te, o per usare le tue emozioni, il tuo amore come bancomat emozionale per ricaricarsi e conquistare magari quello che le piace davvero. Quando conosci una ragazza devi assolutamente pretendere esclusività. Con questo non voglio dire che se le dai un bacio in discoteca il giorno dopo devi presentarle i tuoi e intestarle casa tua, chiaro, e fare pensare ai figli. Quello che devi fare è ragionare, cioè quindi provi a conoscerla e in quel momento non puoi pretendere esclusività, non puoi pretendere che lei molli tutto per te. Però inizia a conoscerla, inizia a frequentarla e se le cose si fanno un pochino più serie, allora poi pretendi esclusività, pretendi che lei non si senta con nessun altro. È ovvio che questo periodo in cui lei si sente con altri è fisiologico, ok? Quindi non è che lei può mollare tutto, come ti dicevo, però questo deve durare pochissimo. Perché? Perché se tu sei bravo a creare le condizioni, a far sì che questa relazione monti come la panna, quindi riesca a crescere, in quel momento le cose verranno naturalmente e allora tu lì potrai chiedere esclusività. Ma come fare a far sì che questa relazione cresca e prosperi in maniera efficace? Devi far sì che il tempo che passa con te sia il migliore rispetto a quello che passa con tutti gli altri uomini. Se tu cominci a fare il geloso, il possessivo, il preso male, il disperato, perché lei non ti dà esclusività, perché lei esce con qualcun altro, in quel momento a lei le si secca come il deserto del Sahara. Perché? Perché dimostri di essere un morto di figa insicuro che non ha le palle di affrontare la competizione con altri uomini. Ok? Questo però all'inizio, non dopo, cioè questa roba non deve durare 6 mesi, ok? Deve durare 1-2 settimane se tu sei bravo a creare le condizioni. E invece di stare a casa a piangere col gelato in mano, a guardare film romantici, a pensare a lei con un altro, esci, inviti qualche tua amica molto figa, oppure altre ragazze che stai sentendo molto fighe, e ti fai vedere fuori al ristorante, all'aperitivo, in mezzo alla figa, in mezzo alle donne. Questo la farà impazzire, la farà andare fuori di testa, hai capito? Quindi devi creare anche per lei la stessa sensazione che provi tu, mettila in competizione, ok? E nel momento in cui tu la metti in competizione, cioè se lei esce con uno, tu esci con 10 e vedrai che a quel punto
lei capirà se prova qualcosa per te e cercherà di accelerare la vostra relazione dando esclusività, perché ti vorrà appunto chiudere, incastrare, vorrà far sì che voi create una relazione per conoscervi seriamente. Alla luce di quello che ti ho appena descritto, non accettare mai e poi mai che una relazione che tu reputi importante non abbia esclusività, amico mio.